Ciao a tutti i tifosi bianconeri, forza Lugan! In questo momento io sono molto felice di essere qua e dal primo minuto quando sono arrivato qua tutto sono molto gentile e mi fanno sentire a casa qua. La strategia di quest'anno è avere due giocatori per ruolo e in quest'ottica siamo andati da Silvano Sceppi perché è un terzino con i piedi buoni, è sinistro che non è facile avere. Silvano è un giocatore che rincarna e rappresenta le caratteristiche che noi cercavamo e che cerchiamo. Un ragazzo con delle qualità tecniche importanti, con un mancino piede sinistro di buona qualità, con la voglia, la fame e la determinazione di rimettersi in gioco in Super League. Noi gli diamo la chance e siamo sicuri che lui risponderà nel migliore dei modi. Per un terzino sinistro è molto importante trovare la balance in offensive e anche difensivamente. Silvano Sceppi è un giocatore che per noi può essere molto interessante, viene dalla Challenge League. Abbiamo avuto belle esperienze con giocatori che arrivano per la prima volta in Super League, che arrivano dalla Challenge League. Spero che la sua fame, la sua voglia di fare questo salto di qualità, di venire in Super League, possa aiutare lui e aiutare noi. Volevamo assolutamente avere per ogni posizione due giocatori di buon livello e adesso sulla fascia sinistra devo dire che con l'arrivo di Silvano Sceppi sono contento, ho due giocatori di qualità. Sì, l'ho visto un po' crescere a Zurigo, ho giocato credo anche un anno o due forse con lui in Under 21 e l'ho conosciuto sempre come un ragazzo molto, molto gentile, molto umile e molto solare. E ho avuto un paio di partite contro di lui quando giocavo ancora in Challenge, visto che giocavo sull'ala e lui era terzino sinistro. Abbiamo avuto un paio di belli duelli e era sempre un po' complicato giocare contro di lui perché è un giocatore che spinge molto in avanti, sì, che fa rincorrere tanto il suo avversario perché non si ferma mai, corre tutta la partita e difensivamente è molto disciplinato. Sì, è vero, il mio nonno è di Milano e per mia madre è una grande cosa quando io gioco qua, così vicino, al sud, come italiana. E sì, è bello, tutti sono molto contenti, anche i miei genitori, mio fratello, i miei amici. Tutto Lugano adesso si è risvegliato, il calcio si è risvegliato. È difficile ripetersi, però vogliamo farlo. Abbiamo tanti impegni perché c'è anche la Coppa Svizzera e c'è anche l'Europa e quindi dobbiamo non perdere di vista gli obiettivi. La prossima stagione sarà molto interessante con queste tre competizioni, anche in europeo è una cosa nuova per tanti giocatori qua, anche per me. Sono molto motivato anche per la stagione, questa è la cosa più importante penso anche per la società e anche la Coppa, così sarà molto interessante, io sono molto motivato e felice con questo obiettivo.